Allora, spieghiamo subito che il progetto è il più complesso perché nasce dall'associazione con la voce del buio che si occupa, diciamo, di registrare gli audiolibri. Questi audiolibri vengono messi su un server. Il problema a questo punto era per gli utenti, soprattutto per chi è non vedente o comunque ha problemi a leggere, di poter accedere a questi audiolibri in maniera semplice. Ora, ovviamente non si poteva fare un'app come si fa normalmente con i tasti, eccetera, perché ovviamente chi non vede non ha questa possibilità. Quindi abbiamo realizzato praticamente un software che funziona col controllo vocale. In pratica tutte le funzioni di ricerca dei libri per metterli, farli sentire, per metterli in pausa, oltre che poi vedrete dal video che c'è anche delle funzioni aggiuntive, tipo ti dà il livello della batteria, ti dice l'indirizzo dove ti trovi in quel momento, c'è la possibilità di mandare un messaggio di emergenza, eccetera. Quindi tutte queste funzioni vengono controllate tramite un comando vocale. Volendo nell'app si può chiedere all'inizio la lista dei comandi, ci sono delle parole chiave da dire, però rende questo molto semplice anche per chi diciamo, non ha la possibilità di vedere lo schermo, in quanto il comando vocale può essere richiesto, diciamo, facendo una pressione su qualsiasi punto dello schermo. Non potendo leggere, cioè sì, posso leggere in braille, però utilizzare l'audiolibro è senza dubbio più pratico. Quindi per questo ha un'importanza fondamentale, perché comunque sentir leggere un libro da una persona, soprattutto se questa persona ha la giusta espressività, sembra che la persona dall'altra parte che ascolta quelle scene, quelle situazioni, quelle emozioni le vive in prima persona. Allora, questo progetto si basa in tre fasi. La prima fase è quella di prendere, cioè di scegliere un romanzo e migliorare la lettura. Migliorare la lettura consiste, cioè, questo miglioramento consiste nel dare un'interpretazione al romanzo scelto e poi di riuscire a capire ciò che l'autore vuole trasmetterci. Poi la seconda fase è quella di appunto registrare la nostra voce e registrare ciò che il romanzo che abbiamo scelto. E la terza fase è quella più importante, è quella di appunto donare la nostra voce alle persone che hanno più difficoltà a leggere nella lettura. Questo progetto ci ha portato a fare in modo diverso a scuola e anche per trasmettere anche alle altre persone, ai nostri compagni, che è fondamentale dare un aiuto ad altre persone che hanno bisogno, e quindi è stato veramente piacevole fare questa esperienza.